un'importante conclusione di campagna elettorale per me in Abruzzo oggi, la prima volta da segretario del Partito Democratico che torno in una terra che ovviamente mi è particolarmente cara, cioè l'Abruzzo. Sono felice di farlo, di averlo fatto, soprattutto a sostegno di un giovane candidato sindaco, giovane ma esperto come Leo Marongiu, e Lanciano merita un sindaco così, e soprattutto su temi importanti. Abbiamo parlato molto di PNRR, di come usare bene i soldi europei. Sono l'ultima grande opportunità di investimento che dobbiamo usare bene per le infrastrutture innanzitutto, ma soprattutto per le infrastrutture digitali, per cablare, digitalizzare e per creare opportunità che credo in questo momento sono assolutamente necessarie, soprattutto il lavoro e il lavoro per i giovani. Ecco, lei ha parlato di un paese che guarda al futuro, di una società che va comunque ripensata pensando ai giovani. Sì, il lavoro per i giovani, il salario d'ingresso, la riforma dell'apprendistato, non scambiare lo stage e l'apprendistato. Lo stage è un pezzo del percorso formativo, non è il modo per cominciare a lavorare. Troppo spesso lo si è scambiato per quello e si è creato tanta, troppa precarietà. Per me la questione dei giovani rimane assolutamente centrale oggi. Oggi parità salariale finalmente è un fatto importantissimo che lei chiaramente ha accolto con grande entusiasmo. Sì, perché oggi è un giorno storico per il nostro paese, è l'approvazione per adesso alla Camera di un provvedimento proposto da una nostra deputata Chiara Gribaudo, e dobbiamo però correre adesso e farla approvare al Senato anche, perché non può rimanere a mezzo questa rivoluzione che è una rivoluzione di civiltà. Questo tiene insieme da una parte i diritti, da un'altra parte anche la competitività del paese, perché i diritti, perché non è giusto che una donna guadagni meno di un uomo, e in secondo luogo la competitività del paese, perché se c'è la possibilità di far lavorare tutti e di mettere a servizio del paese tutti i talenti, che siano femminili o maschili, questo serve complessivamente all'Italia, è un grande regalo, una grande spinta per l'Italia. Sabato saremo in Piazza San Giovanni, tutti, invitiamo tutti a esserci in spirito unitario, e ci saremo con le bandiere tricolori, non ci saremo con simboli di parte, perché riteniamo che sia importante in questo momento questo spirito unitario sui valori dell'antifascismo e la solidarietà al sindacato per quello che è successo sabato scorso.